La Namibia, straordinario paese posto all'estremità sud-occidentale del continente africano. Grande quasi tre volte l'Italia, con i suoi 2,5 milioni di abitanti, si piazza al 193esimo posto, su 194, per numero di abitanti per chilometro quadrato, battuto ma proprio in un pelo dalla Mongolia. La Namibia, dicevamo, uno dei pochi paesi che ha riportato nella propria Costituzione il concetto di salvaguardia del proprio territorio e delle risorse ambientali. E per quanto rimanga uno dei paesi più aridi del pianeta, regala al visitatore paesaggi suggestivi, ricchi di fascino, e dove nonostante questo numerose specie di animali hanno trovato modo di adattarsi e di sopravvivere. Per capire come mai tre persone che fino a poco tempo fa non si conoscevano hanno deciso di attraversare lo Stato da nord a sud, bisogna risalire ai primi d'aprile, quando in una nota televisione di Bergamo e a pomeriggio 216 oggi un grande ritorno. Lui è un biker e un ciclista, Sergio Borroni. Ciao Sergio. Grazie a te Barbara di avermi invitato, è sempre un piacere venirti qui a trovare e un saluto a tutti gli telespettatori. Sergio, so che tu stai preparando un nuovo viaggio. Sì, esattamente, anzi volevo approfittare se mi davi un breve spazio perché sto organizzando questo viaggio in Namibia, ma ho delle difficoltà a reperire i compagni di viaggio. E allora, la telecamera è tua. Mi ero preparato, ripeto, un breve annuncio. Si cercano compagni di viaggio per un viaggio pericoloso, nessun compenso, caldo, soffocante, lunghe strade deserte, costante pericolo, ritorno non garantito, nessun riconoscimento in caso di successo. A me bastano due compagni di viaggio. Ecco, nel caso per la selezione inviate il curriculum al mio indirizzo, li esamino tutti e faccio sapere a tutti in breve tempo. Ti terrò informato se questo messaggio della bottiglia ha successo, se avremo qualche adesione. Mi raccomando, scrivete e mandate il vostro curriculum, in bocca al lupo. Ti ringrazio. E fu così che a un noto raduno di cicloturisti ebbi modo di raccogliere, non senza sorpresa, un gran numero di richieste curriculum di soggetti più disparati. E le sorprese, non sempre gradevoli, non si fecero attendere. Voglio fare il giro del mondo in scatto fisso. In scatto fisso, su quella ruota lì, sì. Lei la bici niente? No, io vorrei venire con la bici elettrica. Con la bici elettrica verrebbe, eh? Fuori! Fuori! Ma alla fine, tornato a casa, due nominativi sembravano svettare sopra tutti gli altri, Edoardo e Carlo. E fu con loro che questa avventura iniziò in terra di Namibia. Tappo della birra al suo posto prima di partire. Poi, appena dopo Windhoek, la capitale, una strada facile e asfaltata per i primi 100 km. Percorso semplice, ma la pacchia durerà poco. Si prende confidenza col territorio e le marcate e singolari abitudini dei proprietari terrieri. E non ci vuole molto prima che la Namibia si presenti a me, Edoardo e Carlo, con le sue meravigliose e caratteristiche peculiarità. 100 km per Rehoboth e al mattino, dopo un breve tratto, si devia verso ovest e l'asfalto liscio come un tavolo da biliardo scompare di botto. Si balla rock and roll da qui in avanti. Strade deserte e soleggiate, dove la vegetazione resta scarsa, costringendo gli uccelli ad usare i pochi alberi a guisa di condomini per appendere come fossero frutti i loro nidi. Il freddo del mattino, tipico dei deserti, scompare nel volgere di poche ore e la temperatura sale repentinamente, anche senza diventare mai torrida. Siamo in inverno, nell'emisfero sud, e qui sarebbe appena finita la stagione delle piogge, anche se di acqua, a quanto verremo sapere, è da parecchi anni che se ne vede ben poca. Procediamo su strade bianche, dove incontrare un centro abitato o un accenno di traffico è un fenomeno che potremmo definire quantomeno inusuale. Anche se alcuni cartelli lungo la strada ci fanno capire che la compagnia, di chiaro stampo africano, non ci mancherà mai ai bordi della pista. Mancano giusto i leoni, che fortunatamente per noi stentano a spingersi così a sud. La sensazione di totale solitudine è interrotta solo dal comparire di qualche cartello stradale che sembra messo lì per errore.
e qualche raro posto dove fermarsi per dormire, come questo, dove arriviamo la sera tardi, e dove al mattino il proprietario ci accoglie seduto come un pascià, davanti a una selezione imponente di caffè, di cui decanta le caratteristiche e le peculiarità aromatiche. Ruanda in Congo. Yeah, it's my safe coffee. I take this one. This one? Yeah. Un bel carico di intensa caffeina del Ruanda, giusto quello che ci serve per fornirci l'energia necessaria da scaricare pedalando su queste strade deserte, impolverate e dove la sabbia finissima si infila proprio dappertutto. E se è vero che il traffico risulta non pervenuto, è altrettanto vero che incontrare qualche abitante locale è piuttosto raro. Hola. Ciao! Io Sergio, tu? Io Sergio, tu? Ciao! Rari gli abitanti e rari i villaggi dove è mandatorio fare il carico di acqua. La nostra direzione è verso sud e la prossima meta è Sossusvlei, 400 km dalla capitale, dove si trova il Parco delle Grandi Dune, uno dei luoghi che non si può mancare se si passa dalla Namibia. Lungo la strada per Sossusvlei ci si imbatte all'imbrunire nel minuscolo agglomerato di case che porta il nome di Solitaire. Fino a pochi anni fa qui non esisteva nulla. Non che adesso ci sia poi chissà che cosa, il posto però è curioso. Negli anni 90 uno scozzese si mise a fare, chissà poi perché e come mai, delle torte di mele. La faccenda divenne popolare e spuntò una bakery, poi una gas station. Adesso c'è anche un negozio di alimentari. Lo scozzese portava il nome di George Ross e le torte erano l'attrazione turistica della zona. Poi Ross morì per complicanze da diabete. Forse aveva mangiato troppe torte, ma a Sestrim le fanno ancora e la gente continua a venirci. Si riparte da Sestrim all'alba per approfittare del fresco del mattino. Sono 100 i chilometri di strada, a tratti davvero infame, che ci separano dal parco. Nel mezzo, assolutamente nulla, nemmeno uno straccio di albero decente dove poterci riparare dal sole mentre ci prepariamo nella pausa qualche cosa da mandare giù. Intorno a noi un silenzio a tratti inusuale, rotto solo dai passi degli animali che cercano a fatica anche loro qualche cosa da mangiare in questo ambiente arido e desertico. Al campeggio del parco arriviamo in tardo pomeriggio e qui incontriamo Lucas, l'unico nostro altro collega incrociato da queste parti. Lucas è un personaggio, arriva in bici dal Cairo e per ovviare allo scoramento che produce vedere il parametro della velocità ha messo un pezzo di scotch su un computerino da bici, proprio sul quadrante speed. It's 17,000 km. Ok. But if I see the speed, it makes me depressed. Ah, that's a fantastic solution. Good idea. Le dune del parco distano 60 km di strada. Nessuno capita qui per caso. Le immense dune che caratterizzano il parco, vecchie di millenni e che incredibilmente non cambiano mai forma, sono una delle attrazioni turistiche più conosciute della Namibia. Queste sono caratterizzate da un colore rossastro dovuto in gran parte alla presenza nella sabbia di materiale ferroso in grande percentuale. Basta strofinare una calamita avvolta in un fazzoletto per rendersi conto del quantitativo di ferro presente nel terreno a cielo aperto. Tolto il fazzoletto dalla mano, quello che rimane è polvere di ferro. Qualche albero riesce a sopravvivere sviluppando la sua crescita in profondità più che in altezza. Le radici scendono fino a 15 metri sotto il livello del suolo per poter carpire anche la più remota goccia d'acqua. Ma non tutti riescono a sopravvivere. Una delle loro caratteristiche è la presenza di un frutto dai cui semi cacciatori erano soliti preparare una bevanda calda simile al caffè.
da bersi sempre dopo l'imbrunire per restare svegli di notte. Perché è di notte che prede e cacciatori combattono la loro infinita lotta per la vita. La tentazione di scalare la duna più alta, detta la Big Mama, è irresistibile. 300 metri di dislivello lineare per raggiungere faticosamente il colmo, dal quale ammirare un panorama che si estende a vista d'occhio e che ben al di là del nostro orizzonte arriva 50 km più in là fino all'oceano. E se l'ascesa è stata tosta, scendere per una parete sabbiosa a 45 gradi di pendenza è puro divertimento. Peccato solo che la sabbia, finissima, si infili dappertutto, così che al termine della discesa le scarpe sembrano diventate di due numeri più piccoli. In quello che secoli or sono era il letto di un lago, restano solo gli scheletri degli alberi, ormai morti da tempo. È tempo di riprendere il cammino, se non fosse che nell'ordine. Sono accorto di camere d'aria e pezzi di riparazione per via delle innumerevoli forature che mi hanno afflitto durante i primi chilometri. Non trovo la quadra con i miei compagni sulla strada da seguire da qui in avanti. Devo trovare un modo per riparare la sella che ha perso la vite di tensione del cuoio e infine mi sono al buio procurato un serio sbrago sul cuoio cappelluto e la cosa richiede qualche punto di sutura. Ragion per cui scatta il piano B. Bisogna sempre avere un piano B. Al mattino quindi passaggio in camion per la capitale. Visita ad una farmacia per farmi dare il nominativo di un medico che possa sistemarmi il cranio. Altra visita al più grande mercato di outdoor della capitale per fare incetta di camere d'aria. E infine, accurata scelta del copricapo da portare da qui in poi una volta ripresa la strada e che possa ripararmi la testa e ripristinare un look almeno accettabile. Da domani si cerca un nuovo passaggio, si torna su e si riprende il viaggio da dove ho dovuto interrompere. Stavolta sarò da solo.